Buongiorno e buonasera. Napoli Real Madrid. Champions League, partita di ritorno a San Paolo. Tifosi, abbiamo dato spettacolo. E anche la squadra al primo tempo siamo stati perfetti. Tifosi e squadra. La partita si è decisa praticamente su due calci d'angolo. Su due calci d'angolo, il primo tempo praticamente abbiamo dominato, il Real Madrid non ha capito niente, letteralmente si è cacato sotto. E poi dico, faccia ricerca, cioè come la vissi la partita l'avete vista pure voi. E sinceramente a me una cosa è piaciuta, però io non voglio fare video dicendo il Napoli ha fatto una bella partita, però abbiamo perso. Dobbiamo maturare con passi in corso. Mo chiamiamo Antonio Penna dal Brasile, Caraguatatuba, e vediamo Club Caraguatatuba del Napoli, chiaramente vediamo anche lui cosa ne pensa. Il nostro Antonio che sta in Brasile, ricordiamo, Club Napoli Caraguatatuba. C'è il nostro Antonio che è il presidente del club in Brasile e vediamo anche lui cosa pensa. Ciao Antonio, ci sei? Ci sono. Ebbene Antonio, che vogliamo dire di questo Napoli? Io già ho detto qualche parolina, che praticamente pubblico e primo tempo abbiamo dominato, abbiamo dato spettacolo, praticamente il Real Madrid è scomparso. Poi per due calci d'angolo praticamente si è spento il nostro sogno. Onore e merito alla squadra, grande pubblico. Non ti sento Antonio, alza un po' la voce. Onore e merito al Napoli, un grandissimo mercato ai tifosi del Napoli. Soprattutto ai tifosi, abbiamo dato spettacolo. In tutti i sensi, ma dopo l'altro ieri non si può dire niente. Come accoglienza Napoli è unica. Alza un po' la voce, allora non si sente bene, alza un po' la voce. Ci sono città che riescono a fare roba del genere, niente, però sarà anche consapevole che siamo in partita. Pronto? Io ti sento. Adesso ci sentiamo bene, va. Ripeti un po' il tuo pensiero, con piacere, allora. Il mio pensiero è che questi ragazzi vanno onorati. Quello che hanno fatto. È stata una grandissima prestazione. Il primo tempo bellissimo. Roba da non crederci, veramente. Non mi aspettavo una partita del genere. E poi il secondo tempo purtroppo il suo gol è andata male, però non si può recriminare niente. No, non si può recriminare niente, però come già stavo dicendo prima, speriamo che non dobbiamo sempre fare dei commenti dicendo è stata bella partita, però abbiamo perso. Speriamo che abbiamo fatto una bella partita e purtroppo risultato a casa. Naturalmente Real Madrid, i campioni fanno la differenza. Si impara e purtroppo devi anche premettere che abbiamo un sacco di giocatori che hanno neanche 25 anni, prendi un Diawara, prendi un Diawara, prendi un Rock, Zai. Lo stesso Gulam ha 24 anni, 25. Infatti, dobbiamo. Comunque io penso che siamo sulla strada, siamo sulla ottima strada. Che calcolando che siamo super giovani, abbiamo messo sotto il Real, perché l'abbiamo messo proprio sotto. Veramente si sono cacati addosso. Sì, no, veramente sono stati bravi. Poi l'individualità da parte del Real. Peggioriamo con quella testa.
un errore di posizione, cioè il Napoli si è trattato più alto. Tutte cose che già sapevamo, però giustamente come si fa? Cioè uno deve essere anche un po' fortunato. A me per esempio le dichiarazioni di Zidane non mi sono piaciute, sinceramente. Perché vabbè, poi non voglio parlare di queste interviste che fanno, perché poi sinceramente poi uno sta sempre d'acqua al suo mulino. Però mi sono piaciute assai le dichiarazioni di De Laurentiis, fantastiche, quando ha detto che i giornali del nord a noi ci odiano, praticamente ce l'ha detto proprio in faccia a Mediaset, bellissima intervista. Che là stavolta ha fatto polemico contro il Napoli, stavolta ha fatto veramente una bella intervista, l'ha accesa. Ma come infatti se vedi le facce di chi era in quello studio, ci sono, quando uno dice la verità, è così purtroppo. Vai Andò, ti saluto e sempre Forza Napoli, sperando che il prossimo collegamento festeggiamo una grande vittoria del Napoli. Ricordiamo che tu sei anche il responsabile del gruppo WhatsApp Carlo Alvino. Vuoi fare dei saluti? Beh, prima di concludere volevo dire che comunque noi abbiamo vinto, ma abbiamo vinto in tutto. Niente, i saluti vanno a Concita, vanno a Toni da Roggio, Raffaele di Lauro, Fabio da Lomana, a te, a Veronica. E poi volevo salutare gli amici del Club Napoli Caraguatatuba, che io ho fatto, e ci sono più di 1400 persone. Niente, un abbraccio a tutti voi. Non bisogna abbattersi. Non ci abbattiamo perché abbiamo visto un grande Napoli. Signore, bisogna continuare questa falsa riga. Ok, Andò, come si dice in Brasile, valeu, irmão, obrigado. Obrigado, un abbraccio. Ciao. Come avrei detto quando la pensano stessa, ha fatto una grande partita. Pubblico eccezionale, siete stati stupendi, guagliù, veramente avete tifato anche per noi che siamo all'estero, e veramente avete tifato per tutta la città, tutto il mondo va visto. Vi ha visto tutto il mondo come siamo fantastici, veramente siamo fantastici. Io vi mando un saluto, se volete fare un collegamento con me, anche se siete tifosi di altre squadre, non ci sono problemi, mi piace confrontare. Mi piace parlare con voi, e sempre Forza Napoli, un bacio.